La voglia di continuare a sognare in vetta alla classifica, almeno per qualche giornata ancora, e provare ad essere non soltanto la rivelazione, ma una realtà importante di questo torneo. La fraschetta del Pesce Express vuole continuare a stupire cercando il terzo successo consecutivo contro una taverna di 40 che si trova a due lunghezze di ritardo, ma che vuole compiere l'operazione sorpasso. Buonasera dall'Atletico 2000, dove siamo pronti per raccontarvi la sfida al vertice di questo terzo turno della Serie A della Lega Calcio 8. Buona la sfera all'altezza del lato corto dell'area di rigore, dove si coordina con il destro il numero 11 e fa secco il portiere della Taverna dei 40 e porta in vantaggio la fraschetta del Pesce Express, 1-0. D'Amico ha ricevuto da Sacchi, pallone teso al limite dell'area, allontanato Galderisi con il destro, ed è un bellissimo gol questo del giocatore in maglia numero 4, anzi no, è stato Merlonghi dalla distanza a fare centro, è 1-1. Movimento sul primo palo di Vittozzi, ma arriva poi il colpo di testa invece al centro dell'area di rigore da parte del numero 2 Guiducci, che raddoppia e riporta in vantaggio la fraschetta del Pesce Express. Galderisi intercetta, ma solo per un momento, e poi Vittozzi con il mancino sull'esterno della rete. Poi De Santis in cabina di regia può scambiare con il compagno, si butta nello spazio, viene ignorato e allora arriva il tiro invece dalla lunga distanza da parte di Valentini, respinto da Giorgi, non perfetto però l'intervento dell'estremo difensore della Taverna dei 40, poi pallone allontanato, va ancora lungo col sinistro ma non c'è più tempo, si chiude qui la prima frazione. È 2-1 all'intervallo per la fraschetta del Pesce Express sulla Taverna dei 40. Mondi è messo basso a difendere. Il pallone al centro! C'è una deviazione sotto misura da parte di Marcangeli, che pareggia per la Taverna dei 40. 2-2. Spinta con il piede di un difensore della Taverna della fraschetta del Pesce Express, e poi Remondi trova un angolo quasi impossibile da posizione molto defilata, riesce a bucare il portiere avversario e a portare in vantaggio la Taverna dei 40. Il colpo di testa che serve, in qualche modo riesce a servire il numero 4 Galderisi, arriva il salvataggio sulla linea a portiere ormai battuto, cade l'imbattibilità della fraschetta del Pesce Express dopo due vittorie consecutive, rimane a quota 6 la formazione in maglia rossa, che viene quindi proprio scavalcata proprio dalla Taverna dei 40, che sale a 7 punti.